è una disciplina della materia religiosa, per cui non è questione di una legge sulla libertà religiosa. Va bene, visto che Francesco è andato fuori, prendiamo il discorso sulla formazione della percezione e della selezione dei fenomeni percepiti. Io di questo vi ho già parlato sia della formazione, della selezione della formazione della percezione che avviene ad opera del feto nella pancia della madre, sia nella i sistemi con cui viene selezionata la percezione, e vi ho parlato della percezione nell'età infantile. Ebbene, tutto il testo sulla percezione, cioè tutto il testo sulla percezione d'insieme considera l'esistenza di esattamente, vediamo un attimo, di sono già partito, Francesco, con la percezione. Sì, beh, no, va bene. Se vuoi finire il discorso. Io volevo dire quello che ha detto Claudio è confermato dal fatto che questa legge in discussione, l'articolo numero 8, prevede che le associazioni che vogliono riconoscersi ministri di culto nello statuto accettano la legge italiana. Se nello statuto non c'è l'adesione alle normative italiane, non se ne parla neanche, cioè nel senso che i ministri di culto non saranno riconosciuti. Perciò l'articolo 10 che riconosce il diritto di fare sposalizi, di celebrare matrimoni alle varie religioni, è subordinato dall'articolo 8 della proposta di legge di Valdospini, in cui dice: dovete riconoscere pubblicamente con atto scritto l'associazione che richiede questa possibilità di accettare le leggi italiane. Per cui praticamente è l'Italia che dice: io ho la morale, ho le regole sociali della Costituzione, tu che vuoi fare religione devi essere all'interno di queste regole. Tutto là. E questo naturalmente sta molto sulle scatole dei cattolici. Riprendo il discorso sulla percezione, Francesco, parto una mezz'oretta. Allora, tutto il concetto sulla percezione, vi ricordo che i temi è introduzione al concetto di formazione della percezione, la madre come mondo, cioè la fondazione della percezione nell'età fetale, selezione soggettiva della percezione, selezione della percezione nella prima infanzia, e io vi ho fatto la selezione della percezione nella prima infanzia, non vi ho fatto ancora la selezione della percezione in età adolescenziale. No, a proposito, non ho neanche fatto da prima infanzia, non mi ricordo se l'ho fatto o meno, e percezione ed elementi di omosessualità. E in più c'è la sesta parte, che è empatia e percezione extrasensoriale. In pratica tutto il progetto sta a dimostrare come noi selezioniamo la nostra percezione del mondo e noi trasformiamo i fenomeni, cioè noi vediamo, noi interpretiamo i fenomeni, e non esiste un mondo dato, ma è un mondo in cui noi selezioniamo il modo attraverso i quali percepirlo. Le capacità extrasensoriali non sono altro che lo sviluppo delle capacità dell'individuo di percepire aspetti inusuali del mondo. E la scienza ultimamente ha dimostrato che effettivamente là dove c'è una percezione del mondo in maniera diversa, esistono delle strutture fisiche, neuronali, sinapsiche che si mettono in moto con dei collegamenti che vanno dalla parte interna, dalla parte esterna del cervello, che effettivamente fanno dire alla scienza: sì, questa persona ha una percezione diversa della realtà in cui vive, cioè ha una percezione extrasensoriale. Perché la percezione extrasensoriale non è una cosa fantastica o da fantascienza, dopo magari se volete facciamo anche i romanzi di fantascienza estremizzando, ma la percezione extrasensoriale è la percezione di situazioni diverse da quelle che è la normalità delle persone, la normalità della società. Avere una percezione diversa significa organizzare la propria vita in maniera diversa, significa comprendere cose diverse, significa penetrare il mondo in maniera diversa. Dopodiché, siccome i cattolici sono delle persone disarmate, che si mettono in ginocchio davanti alla vita, non curano i propri strumenti, vengono a dire: no, questa è roba del demonio, e ti bruciano vive le persone. Però la percezione extrasensoriale è all'interno delle persone. E quello che vi farò oggi è empatia, vista e tatto nella formazione della percezione, che riesce a mettere in luce quelli che sono alcuni meccanismi della
percezione extrasensoriale. In internet ho caricato empatia, vista e tatto nella formazione della percezione, empatia e relazioni sociali, comunicazione telepatica, il cervello nello stomaco, le basi dell'empatia e l'esperienza mistica, il rumore di fondo, la prescienza, il colpo di genio e il già visto, cioè il déjà vu. Questi 9 capitoli di percezione extrasensoriale voi potete andare su internet, sul sito federazionepagana.it e scaricarveli, per cui li potete leggere anche prima che io le faccia in trasmissione. Empatia, vista e tatto nella formazione della percezione. Per riuscire a comprendere che cosa sono e quali sono i limiti dell'azione di quelle che vengono chiamate capacità extrasensoriali, è necessario ricollegarci alla fondazione della percezione in età fetale e alle trasformazioni che sono seguite. Il senso più antico che appartiene agli esseri della natura è il tatto. Quando si afferma che il tatto è il senso più antico e il primo che si attiva nel feto in pancia della madre, non si sta parlando di una sequenza di sensi che si attivano nell'essere umano, ma si sta parlando delle trasformazioni d'insieme dell'essere umano. Quando si dice che attraverso il tatto il feto di poche settimane percepisce il mondo in cui vive, significa che tutta la struttura intellettiva e psichica del soggetto è organizzata per ricevere ed elaborare le sensazioni tattili. Tutto il processo della costruzione del senso del tatto ha la funzione di perfezionare la percezione precedente del mondo. Il tatto si sviluppa come mezzo di conoscenza del mondo in cui il soggetto vive. E prima del tatto? Come si articolava la conoscenza del soggetto attraverso l'interazione fra i corpi? Attraverso l'interazione telepatica. Il tatto è un senso che permette la conoscenza mediante la separazione dei corpi. Attraverso il tatto un corpo costruisce la propria conoscenza entrando in contatto con l'oggetto che vuole conoscere. Non è più nell'oggetto, dentro l'oggetto o in simbiosi con l'oggetto che vuole conoscere, ma separa se stesso dagli oggetti e lui, se vuole, tocca, o se non vuole non tocca gli oggetti dei quali diventa consapevole. Il tatto è un senso che si sviluppa negli esseri viventi come uno sviluppo dell'identità soggettiva del vivente nella natura. Partendo da queste considerazioni si riscontra negli esseri della natura, in cui si sviluppa l'essere umano, una progressiva separazione del soggetto dal mondo in cui vive, iniziando ad allontanare la sua struttura fisica dagli oggetti del mondo. L'empatia implica un'interazione fisica, psichica e emotiva con l'oggetto del conoscere. Il tatto allontana l'oggetto del conoscere e ne permette la conoscenza entrando in contatto, ma lasciando ai soggetti che entrano in contatto la decisione se farlo o meno. Il terzo passaggio dello sviluppo è la vista. La vista allontana ulteriormente l'oggetto del conoscere, che può essere lontano, ma entra ugualmente nella coscienza senza entrare in contatto fisico come col tatto, né interagire direttamente come l'empatia. Nel processo di crescita dell'individuo noi abbiamo un essere che vive tutto se stesso, tutto il suo apparato psicofisico in relazione empatica. La relazione empatica si sviluppa come capacità di percepire del soggetto, dell'individuo, proprio perché c'è l'interazione fisica fra il soggetto, in questo caso il feto, e il suo mondo, la pancia della madre. Sull'apparato psicofisico che si forma nella pancia della madre viene a sovrapporsi nella capacità di percepire i fenomeni provenienti dal mondo il tatto. Pertanto tutto l'apparato psicofisico del soggetto si riadatta per comprendere la percezione ottenuta col nuovo senso. Si riadatta, comprende il nuovo senso, ma non distrugge il vecchio modo di percepire il mondo, anche quando il tatto inizia ad invadere tutto l'organismo che se ne serve. La capacità empatica di scomporre una parte diventa percezione mediante il tatto e una parte rimane percezione empatica pura e semplice, entra
a far parte della nostra percezione profonda del mondo. Lo stesso vale per la vista, che invade l'organismo e contende al tatto il ruolo centrale nella percezione del mondo per l'individuo. L'empatia che cosa cede al tatto? Come il tatto si integra con l'empatia? Che cosa il tatto cede alla vista? Come la vista si integra col tatto? Qual è il ruolo dell'empatia in un organismo in cui la vista diventa il senso centrale? Come tatto, vista ed empatia interagiscono? Le capacità extrasensoriali nascono da questo amalgama. Come l'individuo combina dentro se stesso la trasformazione dei sensi durante la sua crescita e come sposta la sua attenzione all'interno delle relazioni sensorie. Contribuisce a far arrivare alla propria coscienza fenomeni che non appartengono all'usuale di quello che egli considera la percezione dei cinque sensi. Il tatto è empatia e vista allo stesso tempo. Vengono attivate aree comuni nel cervello e connessioni neuronali comuni. Eppure tatto, empatia e vista vengono soggettivamente distinte nella percezione dei fenomeni provenienti dal mondo e l'individuo, mediante la sua attenzione, annulla una tipologia di fenomeni per mettere in evidenza un'altra. Il tatto è il senso centrale nella sessualità, nella cui relazione si ha una delle massime espressioni ed interazioni empatica fra individui, e l'area cerebrale coinvolta dal tatto è la stessa area cerebrale che viene coinvolta nella vista. Dall'Espresso del 5 agosto 2004, toccare è come vedere, articolo di Maria Mazzonetto. Per il nostro cervello non c'è nessuna differenza tra vista e tatto. Ad affermarlo un gruppo di ricercatori italiani e americani in un articolo pubblicato sulla rivista americana The Proceedings of the National Academy of Sciences. Dai loro studi è emerso che quando guardiamo un oggetto oppure lo riconosciamo attraverso il tatto senza vederlo, si attiva la stessa area della corteccia cerebrale. Per scoprirlo i ricercatori hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale, fMRI, una tecnica che permette di visualizzare i processi biochimici del cervello in maniera non invasiva. Sapevamo già da tempo che la zona studiata era responsabile dell'elaborazione delle informazioni visive, spiega Pietro Pietrini del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Pisa, a capo del team italiano di ricerca. Si tratta della corteccia visiva associata, sta sulla superficie del lobo temporale del cervello. In pratica ci permette di riconoscere il mondo che ci circonda. Quello che non ci aspettavamo invece era di osservare che questa stessa zona entra in funzione anche quando il cervello riceve informazioni anche per via tattile. Di più, circa 3 anni fa il gruppo di ricerca aveva scoperto che per ogni categoria di soggetti che vediamo, il nostro cervello si riproduce una risposta specifica. Un bicchiere, ad esempio, attiva una risposta diversa da un libro, un principio che gli studiosi hanno riscontrato anche in questa nuova ricerca. Quando un cieco della nascita tocca un oggetto, le risposte neuronali che si attivano sono molto simili a quelle sollecitate un individuo che sta vedendo lo stesso oggetto. I nuovi risultati dimostrano che la vista non è un requisito fondamentale per il funzionamento della corteccia visiva, conclude Pietrini. Lo studio potrà avere importanti applicazioni nello sviluppo di nuove strategie di insegnamento e riabilitazione di pazienti che soffrono di cecità. In pratica questo studio ci dice che la vista e il tatto si sono sovrapposte. Vista, empatia, vista e tatto in realtà si sovrappongono nella percezione del mondo. Toccare è vedere e vedere stimola le sensazioni tattili. Ci saranno nella vita della persona delle sensazioni tattili che si trasformeranno in immagini e delle immagini che si trasformeranno in sensazioni tattili. Inoltre si verificherà un'interazione fra sensazioni tattili e sensazioni visive. Il tattile e il visivo tenderà ad integrarsi al punto tale che ciò che vediamo susciterà sensazioni legate al tatto e il nostro toccare susciterà sensazioni visive. Si instaura dentro all'individuo un meccanismo di percezione della realtà sovrapposto in cui i sensi fungono da recettori dei fenomeni, ma la definizione del fenomeno recepito sarà il risultato dell'elaborazione soggettiva dell'individuo.
Dal momento che la stessa struttura neuronale di percezione di fenomeni che implicano sia il tatto che la vista è un divenuto dell'individuo in base alle proprie esigenze come risposta alle sollecitazioni provenienti dal mondo, ne consegue che la struttura di percezione che si formerà sarà assolutamente soggettiva. Un sentire soggettivo che comprenderà una gamma di possibilità di percezione che va dal tatto muto alla pura forma asettica. Nel sentire soggettivo si svilupperà la percezione dell'individuo. Il percepito sarà costituito da oggetti che sommeranno sensazioni tattili e visive in un'interazione, sovrapposizione, relazione, tali da presentarsi come un risultato finale al sentire dell'individuo. Quel sentire che l'individuo presenterà nella sua azione e nella sua rappresentazione del mondo in cui vive. Ciò che viene semplificato nella percezione del tatto della vista diventa nell'insieme dell'individuo assai più complesso, non solo per l'intervento di tutti gli altri sensi, ma anche per le infinite rappresentazioni di tutti gli altri sensi dentro l'individuo. Per cui avremo che i suoni si presenteranno sotto forma di colori o di sapori, ma questo esula da questo lavoro, perché ciò lo amplierebbe a dismisura. È importante osservare che se l'individuo vede quello che tocca, anche quello che vede si può trasformare in sensazione tattile e anche le immagini illusorie o le allucinazioni assumono carattere di sostanza tale da rappresentarsi in individui particolari o in situazioni particolari col carattere di realtà oggettiva. Quando si parla di capacità extrasensoriali è necessario tenere presente questo meccanismo, perché se da un lato questo meccanismo è fuorviante nella formazione del giudizio e delle idee dell'individuo, qualora questi cortocircuiti su se stesso, dall'altro lato questo meccanismo è in grado di descrivere la realtà vissuta in maniera estremamente complessa e complessiva, fornendo alla persona numerosi caratteri su cui fondare la propria azione e le proprie scelte nella sua quotidianità. L'arte della stregoneria, in questo aspetto specifico, consiste nel disciplinare l'uso di questa capacità, trasformandola in uno strumento d'uso dell'individuo e funzionale con cui affrontare il proprio quotidiano. La stregoneria interviene con l'autodisciplina finalizzata. L'autodisciplina finalizzata permette all'individuo di discernere fra ciò che è illusorio da ciò che sono descrizioni non usuali della realtà vissuta. La stregoneria afferma: se posso subire milioni di modi attraverso i quali descrivere la realtà in cui viviamo, data la combinazione sensoria con cui la percepiamo, perché non veicolare il nostro intento per armarlo nella descrizione più precisa della realtà stessa? E questo appartiene alle decisioni della stregoneria. In pratica, se noi abbiamo una sovrapposizione fattiva fra empatia, cioè il soggetto che cresce in pancia della madre che si fonde con la madre, tatto e vista, abbiamo anche la possibilità di riprenderci anche l'empatia nella vita quotidiana, perché se le tre cose si sovrappongono una sull'altra all'interno del nostro cervello, non è l'empatia che scompare, come non scompare il tatto, come non scompare la vista. Sta a noi scegliere, ma questo appartiene alle regole del crogiolo dello stregone. Con questi scritti sulla percezione extrasensoriale, a me interessa semplicemente dimostrare come la scienza abbia trovato che le pratiche del crogiolo dello stregone, le pratiche della percezione extrasensoriale della realtà siano una cosa fattiva, cioè siano una cosa reale. Ciò che non è reale è chiaramente il cristianesimo. Va bene, io vi ho fatto il primo capitolo dell'introduzione, mi sono preso questo piccolo spazio per spiegarvi questa cosa, per farvi capire come questa dimensione che noi abbiamo dentro di noi e che spesso ignoriamo nella formazione di noi stessi. E continuerò naturalmente le prossime trasmissioni, riprendendo la sera, con empatia e relazioni sociali all'interno della percezione extrasensoriale. Va bene, Francesco, ho terminato, gli ho dato questa siringata. Sì, beh, io sono sempre abbastanza telegrafico, anche perché sono tante cose da dire, ma o le capiscono o non le capiscono, cioè non è che mi interessi molto che le persone capiscano le cose che dico sinceramente. Non perché io sia arrogante, ma perché esiste una predisposizione soggettiva a comprendere quello che si dice, no? Cioè, per un monoteista il fatto di avere una sovrapposizione mentale dell'empatia, del tatto, della vista non dice assolutamente niente. Mentre invece per chi pratica stregoneria soltanto questa sola affermazione gli sconvolge il mondo, perché significa riorganizzare la propria vita.
E siccome io non posso entrare nella percezione del mondo del monoteista, non mi posso spiegare, guarda, dal momento che questo è il meccanismo, hai tutte queste possibilità davanti a te, o le intuisce o non le intuisce, e là non posso fare il missionario, capisci? Cioè, posso far capire alle persone che hanno una certa sensibilità davanti alla vita che esistono queste possibilità. Dopodiché, dato questo, finisce il mio compito di stregoneria, perché più che dimostrarglielo attraverso la scienza, cosa devo fare? Gli ho detto col crogiolo dello stregone, glielo dimostro per la scienza, dopodiché non posso ampliare le persone. Comunque, come diceva Castaneda nell'isola del Tonai, basterebbe questa sola rivelazione per farti saltare dalla sedia. Ma se non salti dalla sedia vuol dire che hai troppo vuoto dentro. Cosa vuoi fare? Sì, beh, questa, sai, è la vita. D'altronde tu dicevi appunto la differenza tra la possibilità di un monoteista. Beh, il monoteismo è sempre sottrazione, cioè è sempre togliere qualcosa, è sempre incapace di comprendere la molteplicità, perché ad esempio una delle frasi più semplici che il monoteista usa, ad esempio sul corso della creazione del mondo, dice: ma il mondo è così complicato, è così difficile, è così tante connessioni che non può essersi fatto da solo, ma si deve essere un creatore, proprio perché si pongono sempre completamente privi della capacità di osservare, di comprendere, e devono sempre attribuire una volontà che è esterna o che è altra rispetto alla cosa che stanno osservando. E quando il monoteismo appunto si pone di fronte a questo, ha sempre il problema di non volere capire la realtà che è davanti, ma cercare di incasellarla nelle poche informazioni e elementi che il monoteismo gli fornisce. E questo veramente è il problema del monoteismo. Infatti il monoteismo è l'unica religione o l'unica visione del mondo che parla di conversione, cioè nel senso che convertire significa che una persona non ha avuto conoscenza, non ha avuto informazione, non ha avuto notizia di questa cosa, non l'ha scoperta, non l'ha vista, non l'ha percepita, e deve arrivare, perché qualcuno glielo racconta, perché qualcuno gli dice una frase, perché rinuncia alla sua intelligenza, deve arrivare ad accettarlo in maniera critica, in maniera fideistica. E si può convertire a questa visione. Questa visione logicamente non è data da un'osservazione, da un vedere, ma è data da un rinunciare e da stendere sopra la realtà un filtro deformante di tutte quante le cose. Ed è appunto il problema del monoteismo. Il monoteismo passa tramite appunto la religione della parola, del libro, cioè della codifica, di qualcuno che te la può raccontare, del letterale, e invece tutta la mitologia passa tramite il racconto, tramite la parola, tramite il modificabile, tramite anche l'elemento che tu puoi inserire o l'elemento che puoi ottenere o l'illuminazione che puoi avere. Cioè non si pone un problema di verità, non si pone anche un problema di accettazione degli altri di quello che tu percepisci, ma rimane sempre sul fatto che tu hai quella sensibilità, e quella sensibilità ti permette di entrare in contatto con il mondo e di comunicarla agli altri, ma che non deve diventare dogmatica o impositiva, e questo è importante. La cosa più importante ancora è il fatto che di riuscire a comprendere come ciò che noi percepiamo del mondo in realtà è una nostra scelta, cioè abbiamo scelto noi di percepire il mondo in questa forma fin da quando eravamo in pancia di nostra madre. Cioè abbiamo pensato che uno stimolo fosse più importante di un altro stimolo, e abbiamo pensato che lo stimolo più importante entrasse nella nostra attenzione, mentre lo stimolo meno importante venisse cancellato. Però l'importanza che davamo agli stimoli quando eravamo in pancia della nostra madre era data dai bisogni che noi manifestavamo nei confronti di nostra madre. Cioè la complessità e la complessività del mondo che si trova all'esterno della pancia di nostra madre noi non la consideravamo neppure, e in realtà la nostra percezione è salita. Dopodiché, quando siamo usciti dalla vagina di nostra madre, era nostra madre che ci presentava la complessità del mondo in cui vivevamo, ma tanto più nostra madre si metteva in ginocchio davanti al Dio padrone, tanto più restringeva la sua visione del mondo, e l'imprinting che veniva dato al bambino era un mondo estremamente ristretto, cioè il mondo semplice, non il mondo estremamente complesso come è in questo momento. E la madre stessa, quando era in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, trasmetteva al bambino questa sensazione di smarrimento davanti all'immenso del mondo, e il bambino si ritraeva, il bambino rispondeva a questi input.
E però è una scelta del bambino, cioè una scelta della madre di castrare i propri figli ed è una scelta del bambino di ritirarsi indietro. Per cui noi possiamo invertire questo processo ed è questo che interessa la stregoneria, cioè possiamo cambiare un processo da un processo di rattrapimento su noi stessi a dilatazione di noi stessi. E l'individuazione dei meccanismi è importante per riuscire a invertire questo processo. Siamo noi che scegliamo cosa fare. Sì, beh, d'altronde appunto quello della scelta l'è sempre ricordato. Poi che la nostra percezione del mondo mitologico sia una percezione, diciamo, consolidata e consolidabile, ne abbiamo continue dimostrazioni. Allora, Claudio appunto diceva che la scienza conferma quello che dice la stregoneria, quello che dice il paganesimo. Questo noi lo diciamo nelle nostre trasmissioni molto spesso. Ma io vi leggo alcune frasi e mi riferisco a un capitolo 2 di questo libro che parla del simbolismo del fuoco e dice: l'aurora unisce la notte al giorno, come illustra l'accordo fraterno di Helios, Selene, Eos. Viene descritta come la dea dalle rose dita per il fenomeno ben visibile in Oriente di 5 luminose strie scie che si innalzano ad orizzonte verso il cielo prima del far del giorno. Questa, ad esempio, è una frase che descrive le cose. C'è un'altra frase che ha a che fare col fuoco di Efesto e dice: come l'amore della dea madre Era generò Ati, la vegetazione della terra, così il fuoco della fucina di Efesto, espandendo il suo calore proveniente dal basso, e ne alimenta la vita. Ma vado avanti di un'altra pagina. Povero Efesto. Povero Efesto. E cosa dice? E si parla del fuoco nell'uomo. Dice: quindi possiamo riassumere definendo il fuoco dell'uomo come un calore che sostiene ogni atto di volontà. Qualcuno ti dirà: ma da dove vengono queste citazioni? Queste citazioni vengono da un libro fatto per i bambini, per i ragazzini, che si chiama Miti e Miti Ribelli. Ma chi l'ha pubblicato? L'ha pubblicato una casa che si chiama LDC, che significa Libreria di Dottrina Cristiana. Allora, come vedete, anche chi fa testi, e questo è un libro che si trova nelle librerie cattoliche, non è che lo trovate facilmente da altre parti, perché la LDC è specializzata in ambito cattolico. Allora, l'editrice LDC ha fatto un libretto, tutto sommato io l'ho avuto da poco e ho avuto occasione appunto di sfogliarlo, ha fatto un libro su questi miti. Logicamente a me la definizione miti e miti ribelli è un po' forzata, in quanto il mito non si può distinguere in bello, in brutto, o in buono o in cattivo. Però pensate che cosa succede? Che deve parlare della vita, e al termine di questo libro esiste anche tutta una possibilità, si parla dei doni dell'aria, dei doni del fuoco, dei doni della terra, i doni dell'acqua, le prove della terra, e c'è anche una parte appunto didattica in cui si cerca di far comprendere tramite giochi, tramite cose che si possono fare, pratiche ludiche, si possono comprendere i miti. Ma se noi andiamo a scorrere l'indice di questo libro, abbiamo il capitolo che dice il mito, realtà e immaginazione, e ci viene a raccontare i quattro miti del cielo, della terra, dell'acqua, del fuoco, dell'aria. Ci parla del simbolismo del sole, del simbolismo dell'aria, del simbolismo dell'acqua, del simbolismo della terra. Ci parla del mito di Prometeo e poi c'è la biografia e la parte ludica. Come vedete, se si vuole educare, chiamiamolo così, o dare un esempio, diciamo in positivo, ai ragazzi, non si può certo usare il presepe o il Gesù Cristo o il Gesù bambino, ma si deve per fatto di cosa ricorrere alla mitologia. È il fatto che questo libro, quando è stato pubblicato, che data? E questo libro è del 1998. Comunque io sto lavorando sul raccontino, no? Il raccontino che c'è nell'ottavo libro dell'Odissea, quello in cui Efesto costruisce quella rete e fa prigioniera sia Afrodite che Ares, no? Mentre lo stanno cornificando. E in realtà è una storia molto importante, forse più importante di quanto gli autori vogliono far credere, perché i soggetti che partecipano
a quell'azione in realtà sono delle potenze cosmiche, cioè viene raccontato nell'Odissea come se fosse un raccontino, ma in realtà il raccontino si inseriva in un insieme culturale dove si comprendevano ciò che significava l'uso, la partecipazione di questo o di quel dio, e perché c'era un dio e non ce n'era un altro. E in particolare Efesto che fa prigioniera Afrodite ed Ares, ha un significato abbastanza preciso, come ha un significato preciso che Poseidone invece si arrabbi della cosa, cioè bloccare Ares è una cosa grave. Perché fra le altre cose, un'altra cosa che sto maturando, diventa sempre più pesante, è il fatto che Ares e Marte non sono dei della guerra, cioè non sono divinità che fanno la guerra, ma sono divinità che portano fuori dalla guerra. Ed è una cosa che sto effettivamente, perché effettivamente Ares e Marte si cibano dei tumulti, cioè loro vivono con i tumulti, ma non sono loro che provocano la distruzione per avere il tumulto, ma dove c'è la distruzione intervengono anche in maniera estrema, no? Cioè col massacro, col grande sanguinolento, ma per uscire dal tumulto alla fine, cioè lo scopo è quello di uscire dalla situazione di guerra. E la stessa cosa che fa Marte lo fa anche Afrodite. Se è vero che con Cupido lei sollecita la situazione amorosa, ma lei è quella che spinge la situazione amorosa per la sua soluzione, cioè per il soddisfacimento. Non è quella che fa partire la situazione amorosa. E tutte queste cose sono aspetti che sembrano abbastanza secondari, in realtà sono importanti per capire le dinamiche del mito. Beh, sai, questa non è una tesi, diciamo, originale, perché voglio ricordare, la nostra civiltà problematica cristiana ebbe un tumulto quando Lutero pubblicò le 52 tesi e appunto cominciò la riforma protestante, poi ci fu la controriforma cattolica. Ma nel 1986 un certo James Silman e un certo David Miller, più incensurato, meno conosciuto in Italia, James Silman ha avuto un successo maggiore, pubblicarono un libretto che si chiamava Il Nuovo Politeismo. E per dire che si rompeva un periodo, che si rompeva un'epoca, pubblicarono all'interno di questo libro un capitolo che si chiamava Le 52 tesi sulla presenza degli dèi. E di conseguenza, partendo da dati reali attorno alla violenza, la guerra del Vietnam, cioè tutte cose, la tecnologia che cominciava negli anni Ottanta, disse che queste erano presenti ed erano così forti perché gli dèi erano trascurati, e diceva che se noi volevamo controllare o convivere con questi fenomeni dovevamo riconoscere la presenza degli dèi, che di conseguenza gli dèi si manifestavano più forte perché noi non eravamo in grado di percepirli o perché non riuscivamo a riconoscerli, e di conseguenza per farsi riconoscere arrivavano all'estremo. Ma appunto l'estremo si arriva non perché loro lo vogliono, ma perché abbandonati, trascurati, non visti e non percepiti. Perché noi abbiamo perso l'abitudine ad osservarli. Ma lui dice una cosa importante che si ha a che fare con te, dice ad esempio, la tecnologia non la crea Atena. Atena ne vive dentro la tecnologia. Gestisce la tecnologia. La protegge, la amplia, però non è lei che la crea, è l'uomo che la crea. La violenza non è Marte che scatena o dichiara le guerre, sono gli uomini che le combattono, e in questo fenomeno lui si inserisce, lui si manifesta. Di conseguenza la capacità di manifestazione delle divinità appartiene alle condizioni, alle situazioni che gli uomini creano. Ma in effetti anche nel mito, anche nella mitologia antica, Atena esce dalla testa di Zeus, sì. No? Allora, in teoria, cioè, ne esce a martellate. Sì, a parte questo. Ma è importante che questo, ma è quello che volevo mettere in luce è che Metis è considerata la prima sposa di Zeus, cioè la prima amante sposa di Zeus, che Metis venne mangiata da Zeus, venne fagocitata. Però quando nasce Atena non è che nasce immediatamente, cioè non è che Zeus fagocita Metis, dunque nasce Atena, ma prima nascono i figli di Era, cioè la natura, nascono i figli della natura, nasce Ares, nasce Ebe, nasce Lizia. Dopo dalla testa di Zeus esce Atena, e a quel punto Era, che cosa fa? Partorisce Efesto in contrapposizione ad Atena. Per cui in realtà se noi leggiamo il mito in maniera corretta, no? Cioè dal punto di vista religioso, noi abbiamo che Zeus
trasferisce l'arte dell'agguato, l'arte di costruire, l'arte della trasformazione, l'arte dell'intelligenza ai figli di Era, dopo che i figli di Era sono nati. Ma prima viene Metis, dopo viene Era. Cioè esiste una disfunzione temporale, cioè delle relazioni così sessuali, no? Che non è comprensibile se non all'interno della cosmologia pagana. Sì. Se soltanto il paganesimo ti dà la spiegazione corretta di quello che, altrimenti non si capisce come abbia le relazioni con Metis e non si parla della figlia di Metis, mentre invece si parla delle relazioni sessuali con Giunone, con altri, con Latona, cioè, e dopo nasce Atena. Questa ha una spiegazione all'interno della cosmologia, cioè del divenire del paganesimo, del venire in essere della realtà pagana. Non lo ha dal punto di vista del monoteismo. Sì, ma difatti la molteplicità della presenza degli dèi e il fatto che poi un dio non sia autosufficiente, perché nella nostra cultura monoteistica abbiamo che il nostro dio non si sa come non si può autorizzare un solo figlio, lo ha anche sacrificato, lo ha anche ucciso. Cioè, e questa è per dare il contrasto. In realtà vediamo che tutte le divinità tendono sempre ad avere dei discendenti, tendono sempre ad avere dei figli o hanno molte relazioni, cioè nel senso che non si sentono mai autosufficienti o potenti. Tra l'altro vediamo che tutti quanti, cioè lo stesso Apollo che va a servire e a fare il pastore o il custode dei gregi, cioè è significativo del fatto che deve entrare sempre in relazione con qualcosa, che offra qualcosa. Mercurio. Sì, cioè, scusate, cioè, nel senso che però qui siamo sempre, il fatto che ad esempio Apollo accetti lo scontro con Marsia, siamo sempre il fatto di divinità che sono pronte a cercare di dimostrare la loro potenza, non è che uno deve accettarle ad occhi chiusi. Il fatto lo stesso della trasformazione di più conosciute, appunto quella di Zeus, significa che il Dio non è solo perché Dio ottiene, ma perché è capace di trasformarsi, è capace di rendersi seducente ed è capace di adeguarsi. Non si presenta mai da sopra la nuvola, cioè io sono Giove, tutto mi è consentito. Quello che noi non siamo più abituati, anche ad afferrare, no? È il meccanismo del mito. Cioè, adesso noi abbiamo un tipo di morale che diviene dalla morale cristiana. Cioè, ma gli antichi non avevano questo tipo di morale e era inconcepibile che qualcosa di divino nascesse se quel qualcosa di divino non fosse stato il rapporto di un atto d'amore, cioè di un atto anche sessuale ad opera degli dèi. Cioè ciò che nasce sempre da un rapporto di Afrodite, da una manifestazione di Afrodite, e nasce sempre da un rapporto sessuale. Cioè non era concepibile che anche lo stesso Eritemo, il fondatore di Atene, nasce con un rapporto sessuale, è Efesto che è talmente arrapato da inseguire Atena naturalmente non vuole essere presa perché nessuno può far propria l'arte dell'agguato, però schizza lo sperma, lo sperma va su una gamba di Atena e da questo sperma che è schizzato nasce Eritotemo. Questo racconto è anche in altre parti, che qualcuno dice che fu raccolto con del cotone, sì, esatto. Cioè, esistono viene pulito quel cotone e... Però questo è un mito, chiaramente che dopo diventa il mito a fondazione di Atene, no? Perché Eritotemo è anche il primo re di Atene, cioè quello che comincia a dare leggi, comincia a strutturare la società ateniese, che dopo ha anche altre spiegazioni, poi abbiamo visto anche dal punto di vista tecnico, abbiamo visto anche altre cose. Però sta di fatto che non è concepibile che nasca qualcosa fuori dalla presenza di Afrodite, cioè fuori dal bisogno che Afrodite esprime. E questo apparteneva agli antichi, ma appartiene anche alla visione di oggi, se noi vogliamo dare questo. Cioè, anche quando parliamo di stragi, cioè, mentre l'uccisione negli antichi, nella mitologia antica, consisteva nel reprimere qualcosa che non andava bene, Ercole ammazza dei figli divini, ma non è che ammazza i figli divini in quanto figli divini, toglie il loro influsso da quella che è una società. Anche Cronos taglia i genitali a Urano, ammazza Urano, ma Urano non sparisce, è sempre presente nella vita delle persone. Cioè quello che è l'antico modo di descrivere, no? Il sovrapporsi, cioè il nuovo che si sovrappone al vecchio. Abbiamo anche adesso, no? I figli devono uccidere i padri, non è che devono andare a sgozzarli, devono ucciderli psicologicamente, cioè devono superarli. Oggi non è più concepibile, cioè oggi non siamo più in grado di afferrare quello che è il senso del mito partendo dalla cultura di oggi, perché
cristianesimo ci ha rubato la cultura. Sì, ma anche perché tra l'altro il fatto che tu avvenga tramite appunto il desiderio è una cosa che la cultura monoteistica ha sempre soppresso, cioè nel senso che queste cose avvengono perché le divinità hanno dei desideri, hanno la passione, hanno la seduzione, perché molte volte vengono colpiti, rapiti e seduti dalle immagini che gli si presentano, ma significa che queste divinità osservavano le ninfe o osservavano altre divinità e non erano rapite, significava che erano, altre divinità erano capaci anche di cambiare l'intenzione della divinità. Cioè, significa che siamo sempre con un discorso di rapporti, di conoscenza, di percezione, di visione e di interscambio delle cose. E soprattutto di divinità che non usano mai la loro autorità, ma sono sempre capaci di essere a misura e misurarsi sulle capacità dell'esistenza, della materia, perché una cosa fondamentale che appunto tutta la mitologia ci ricorda è che questi non sono privi di corpo o privi di materia, cioè sono sempre presenti, concreti e percepibili nel mondo. Cioè, permettimi un esempio estremo, Francesco. Zeus non vi farà mai il miracolo di guarire da un cancro o di guarire da qualche malattia, ma Zeus può suggerirvi attraverso l'intuizione cosa fare, le cose migliori per non ammalarvi. Cioè, nel senso che è diverso il concetto che ci sono gli dèi nel paganesimo da quello che è il dio dei cristiani. Il dio dei cristiani, se non fai minimo fa il fermativento, non ti guarisce lebroso, non esiste neanche. Ma noi sappiamo che queste cose appartenevano alla superstizione oppure alla scienza, per cui non certo agli dèi, a meno che la scienza non fosse intuizione del dio. E questo è un altro discorso ancora. Sì, beh, se questo è fondamentale, proprio perché significa intuizione del dio, significa anche saper ascoltare o saper osservare. Il monoteismo nega sempre questo, perché ti dice devi ripiegarti su un libro ed osservare questi precetti. Il fatto appunto anche di tutte le realtà così diverse, perché esiste un pantheon così complicato, così ampio, proprio perché ogni divinità ha la possibilità di manifestarsi con tutta la molteplicità del mondo, e di conseguenza vuol dire che ogni cosa è divina, in ogni cosa vive ed è una divinità. E soprattutto le divinità comunicano, ma comunicano appunto tramite la materia, tramite una cosa che è trasformabile dalla vita dell'uomo. E l'uomo può trasformare solo le cose se acquisisce tecnologia, tecnica, se osserva le cose e sa anche distinguerle. E d'altronde le divinità aiutano o insegnano l'agricoltura, non portano il raccolto. Cioè, quante divinità, se voi prendete nel bacino del Mediterraneo, sono quelle che trovano la possibilità di insegnare agli uomini di coltivare. Certamente se poi l'uomo impara questa tecnica e non può aspettare un miracolo, che qualcuno le riempia le cesta o che i campi vadano a posto, gli insegnano la tecnologia, una tecnologia che è trasmissibile e soprattutto una tecnologia che l'uomo può controllare e deve saper controllare, ma soprattutto insegnano un qualcosa che richiede fatica dalla parte delle persone, perché l'agricoltura è trasformazione, ma non è trasformazione semplice. Vedete, tutte le intuizioni scientifiche, per esempio c'è adesso anche sulla scienza neuronale, no? Che userò anche parecchio per spiegare quello che è la stregoneria. In realtà con quella scienza neuronale, le scoperte neuronali possono anche trasformarsi in armi volendo, e non vi preoccupate che c'è già chi ci sta pensando, chi ci sta già lavorando, però la scelta di trasformarle in armi o di trasformarle in mezzi medici appartiene alle singole persone. Ogni scoperta scientifica vi diranno stiamo andando avanti per curare, non so, l'Alzheimer, il Parkinson oppure malattie che non sono curabili. Però in realtà con la stessa scoperta si possono costruire delle armi e si può intervenire per annientare le persone esattamente nello stesso identico modo. Però la scelta appartiene sempre ai singoli individui, non per questo noi ci dobbiamo negare la conoscenza delle cose. Dovremmo costruire una cultura della vita, però noi esistiamo in un mondo in cui esistono purtroppo il monoteismo che cerca di trasformare tutto in dominio e in potere, però non possiamo certo per questo rinunciare alla conoscenza. Sì, beh, d'altronde la conoscenza è fondamentale, ma soprattutto anche la pratica, saper riconoscere. Sai, c'è una cosa che è divertente. E che certe volte c'è qualcuno che di fronte alla mitologia si spaventa. C'è stato uscito un articolo, una recensione di Guido Giorello sull'antropologia, e dice: credere alla Befana, ultima sfida del relativismo.
ma è lo scetticismo scientifico il vero titolo a personaggi immaginari. Perché questo problema? Dice, se gli etologi riuscissero a persuaderci che la visione scientifica del mondo è una mitologia occidentale, non diversa in linea di principio dai culti della dea Kali, Karaitux. E lui si preoccupa di questo, del fatto che circola all'immaginazione, ma solo tramite l'immaginazione è possibile comprendere le cose, perché immaginare significa osservare le figure del mondo e capire come si possono cambiare, come si possono trasformare. E il fatto stesso che io trovo che credere alla Befana decisamente sia più positivo e sia migliore rispetto al credere al dogma o alla fede o a qualcos'altro. E io penso che sia più importante come antitolo un personaggio immaginario come Babbo Natale che la Befana, che Gesù Bambino. Beh, in questo momento vi ricordo che la Befana comunque era una tradizione, specialmente nelle nostre zone, in cui si bruciava la vecchia natura. Cioè, in pratica non è altro che il mito della resurrezione, no? Di Proserpina, ma anche di Fenice, ma anche di Proserpina, anche di Attis, cioè di tutti quelli che erano gli antichi dei, no? Che morivano con la natura e rinascevano con la natura. Quando si bruciava la Befana, negli antichi riti, non si faceva altro che bruciare il vecchio corpo della natura, perché la natura sarebbe rinata. Poi i cristiani l'hanno trasformata un po' nel bruciare la donna, infatti questo dà molto fastidio, però in realtà quella non è una donna qualunque, è il vecchio corpo della natura che veniva arso proprio per permettere alla nuova natura di rinascere, ed era una ritualità antica che dopo è stata chiaramente ripresa e storpiata in vari modi, come tante altre ritualità, gli antichi fuochi che venivano fatti. Cioè, in pratica c'è sempre stato questo desiderio del cristianesimo di appropriarsi di tutto ciò che è la vita, di tutto ciò che è la tendenza delle persone di affrontare, di appropriarsi della vita per riuscire a stuprarla, per riuscire a distruggerla. Che dici, Claudio? Lo so, dai, cosa vuoi tu? 049 700 700, 049 700 838. Facciamo partire le telefonate, se qualche ascoltatore appunto vuole intervenire. Pronto? Ciao. Mi hai fatto un regalo meraviglioso. Tipo? Il Dio non è autosufficiente, e ho detto a Francesco, di che è femmina. Io ce l'ho nella testa, per me è femmina. Meravigliosa femmina, perché girati in tutto il circostante, io vedo solo femmine. Ma guarda che anch'io quando vedo una femmina dico, che bel Dio. Oh no. Guarda, cosa fa? Non capisco perché, ma di solito mi succede. Quando vado per campi con la mia Isca, Lupa, signora Lupa Isca, guardiamo le case che sono femmine abbandonate in mezzo al campo, costruite con sasso di brenta e accarezzate dalle edere, e forse è l'ultimo quadro che se riuscirò a farlo questo. Guarda, mi avete fatto un regalo fantastico, perché io mi giro attorno e più vedo il Dio femmina, non so perché, non so spiegarlo. Se qualcuno vuole spiegarmelo, non so perché quello che hanno appeso alla croce, perché non è stato crocifisso, è appeso, aveva due mammelle. Oh no. Non so io questo. E allora sono blasfemo, no, dico che aveva due mammelle, se poi è blasfemo dir questo. No, non è una blasfemia, scherzo. No, ti ricordo, Giampaolo, che nel 4000 avanti Cristo c'erano trovato in Sardegna una croce con due seni. Bellissimo. Non so se beh, quello che usava ad esempio. La femmina. Mangiamo la femmina finché moriamo, ci cibiamo della femmina, e questo è un delitto dirlo. E quello aveva bisogno e ha bisogno delle femmine. Se la fanno addosso quelli vestiti di nero quando sento parlare così di femmine. Perché? Perché hanno paura della femmina. Io per primo lo riconosco, per carità. È un dio la femmina. Vi ringrazio e scusate. Ciao. Ciao, ciao. Che ho detto. No, ciao. Non ti preoccupare, Giampaolo non sarà molto contento. Pronto? Ciao. Se sento, è arrivata qua la magia di Chetti. È arrivato qua per Francesco. Sento. L'elogio dell'amore di Fiorno. E anche c'è l'elogio del. Hai la radio accesa vicino tu? Sì. Devi abbassarlo un pochino. L'effetto Larsen, purtroppo. L'effetto Larsen?
si chiama effetto Larsen, sì. Su radiogramma 5 colpisce sempre, insomma. Sulla tecnologia in questo senso. Eccolo qua. Ecco, va bene? Sì, sì, va meglio. Ecco. Se tu suggerisco oggi che Massimo Firpo è il libro di Vittore, cioè di Massimo Firpo, Vittore Soranzo, vescovo ed eretico. Sì, l'ho sentito quello di questo libro, però non ho ancora visto. Ho provato a mandare stamattina a Tilly, ho 48 euro, però. Io perché penso solo a Guido, perché bisogna sta qua una gianta. Però è abbastanza, Firpo lo conosco. Sì, ha fatto diversi bei libretti. Ha fatto dei bei libretti. Sì. E adesso perché sento poco per radio. Sta attento. Comunque, te me ne rubai parole, Claudio, in ultima, te me hai detto che se Dio fa citare tutto, no? Te l'ho detto ancora, ho ripetuto, che il desiderio fa citare tutti quei cambiamenti, i ricambiamenti, i rinnovamenti dei riti dei pre-cristiani, Dio. Sì. Il desiderio, siccome chi ha i mezzi, e naturalmente ha anche possibilità economiche, naturalmente ha i mezzi e come si dice, la gente. E naturalmente quando chi vede un cambiamento che funziona, che va, e ora io rimetto come il libretto che te hai citato prima, Francesco, che hai citato prima, e rimette dentro e rimette, capito, come... Mi hai detto che il libretto era del 98, a me mi sembra un po' lontana come data, forse è una ristampa quella. No, questa è quella edizione del 98. Del 98, vabbè. E chi ne sta fatto un altro per... No, comunque non so, no, perché siccome che ho un po' di malafede adesso che hanno mai, quando chi vede che c'è qualcosa, no, che funziona, che deve nascere, che deve spuntare, ogni pietra, ogni monumento, ogni altare, i gasipuio tutto che ha costruito sora. Per aspettare che un domani, che dopo, Dio non si sa mai, presente qua. E dopo qua che c'è Donote, qua che c'è Ferrero, attacca la chiesa, è oscurantista, dice Ferrero. Non so se hai avuto occasione di leggere, come ti dico, che merita, ed è un articolo che abbiamo letto tutto, però il tempo non c'è. L'articolo editoriale di martedì 9 gennaio 2007, Madonna, sul Corriere della Sera, e che è fatto da Emanuele Severino, e Compromessi con il nemico, e che è un articolo che è veramente ben scritto e soprattutto fa giustizia anche della frase date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. E veramente Severino lo fa a fettine anche questo concetto, dice che alla fine è un concetto cristiano che cerca di dominare il mondo. Ed è partendo dal fatto della chiesa polacca, del vescovo sotto accusa perché era, secondo lui, secondo l'informazione era spia del regime comunista polacco, fa un articolo sulla dimensione pericolosa del monoteismo, sul fatto che la Chiesa sia assolutismo e si voglia imporre sullo Stato. Facciamo chiudere Ivano. Sì. E comunque mi sembra, mi sento cosa che sentore che cosa che prova a dire che notizie ha del fattore che caso del vescovo polacco, spia, così sento che è una baruffa ciosota, cioè sento che sia una cosa così non molto importante per sì, è un fumo per nascondere altre cose. Bravo, la parola è giusta, intanto fumo. Per nascondere altre robe, sì. Per nascondere qualcosa, perché cioè, deve stare la spia dei russi, no? Dei comunisti. Ma sì, lo approfondisce dal punto di vista più, diciamo, più profondo. E se hai l'occasione di recuperare questo articolo appunto di fondo di Manuel Severino del Corriere, del Corriere, sì. Sì, in prima pagina come editoriale di fondo. Ok. E se è morto, voglio dire un'altra roba, dimmi. Se è morto Jean-Pierre Vernant. Quando? Non so, è morto questi giorni qua, perché. Non è sfuggita la notizia. Non ho visto la notizia. Il Corriere della Sera, l'ultima pagina cultura. È una brutta notizia. Dispiace perché ero veramente una persona. Era quello che stava tirando la Francia verso il paganesimo. Un'altra cosa, un'altra roba o teatro, Claudio, sento che te freddo. Attento,
se è possibile, perché a me mi interessa, cioè, i tuoi pensieri, i tuoi scritti sulla percezione, veramente averli diciamo in CD, da sentire per radio. Vabbè, posso stamparti un CD, te li faccio avere da Francesco? Sì, se è possibile, che non se mi ha detto che mi non mi interessa, cioè, fa credere che sia... No, perché cioè, se sento la radio, sento questa trasmissione qua, mi interessa tutto, non so che è dove via il discorso, cioè... Ma se al limite te faccio un CD, ma però sì. Ti ricordo che in internet li trovi tutti, cioè se hai problemi comunque con il CD sonoro o il CD degli scritti, se vuoi il sonoro al limite alla fin fine ti farò avere un CD con sonoro, non ho il computer, vabbè, chiederò a Franco che sta caricando tutte le trasmissioni su internet di fatto un CD, se non sei mi dopo quel che sei dai. Sì, no, ma con 10-20 mila euro te la cavi, non ti preoccupare, sì, non c'è problema. Vabbè, dai. Ok, grazie, ciao. Va bene, no, in effetti sì, possiamo anche, se qualcuno ha le necessità di ascoltare dei CD, insomma, Franco. Ma d'altronde internet c'è, di conseguenza con costi insignificanti uno può avere... Sono Gigi da Mestre. Ciao, dimmi. Volevo sapere un vostro parere, perché parlate molto di Chiesa Cattolica come inquisitore, come ente inquisitore, eccetera, e che è vero. Ma non ho mai sentito un vostro parere riguardo i veri inquisitori, secondo me, dei tempi moderni, sempre nel cristianesimo, che sono i testimoni di Geova, quella... Non faremo mai una cosa del genere. Non faremo mai, perché... Ascolta per radio. Sì, ok, ciao. Non faremo mai una cosa del genere per il semplice fatto che comunque i testimoni di Geova sono una frangia della società e le loro idee non incidono sulla società civile, anche se incidono su delle persone che sono le più povere, diciamo, all'interno del cristianesimo, cioè sono quelle fregate dal cattolicesimo che cercano una soddisfazione del loro bisogno. E siccome noi non aggrediamo le persone, ma aggrediamo il peso che sulla società hanno le azioni di crimini, di devastazione etico e morale che viene fatto dal cattolicesimo, e se dopo qualcuno decide di convertirsi ai testimoni di Geova per cercare la soddisfazione da quelle violenze che ha subito dal cristianesimo, noi non faremo mai aggressione rispetto a quelle persone. Ma vedi, il problema è anche un altro: a noi sinceramente delle varie varianti della follia non ci interessa, perché noi sappiamo che tutta la mostruosità che noi abbiamo in Occidente, che abbiamo nella nostra cultura, che abbiamo nella nostra società, deriva da persone che credono in Gesù Cristo. Allora, che uno si crede in Gesù Cristo perché sia testimone di Geova, o perché sia cattolico, o perché sia protestante, è un problema secondario. Finché delle persone saranno convinte che esiste il Gesù positivo, che Gesù non è un mostro, che Gesù è qualcosa di bello, e che qualcuno ha tradito questo Gesù, benissimo, a noi non ci interessa sapere la sua divisione, noi sappiamo e vogliamo far conoscere la mostruosità di Gesù Cristo. Tutte le altre interpretazioni, i tentativi di salvataggio, di riciclaggio della figura di Gesù Cristo, a noi non ci interessano niente, a noi non ci interessano le varianti, bisogna individuare da dove viene il problema. Nella nostra società il problema è la figura mostruosa di Gesù Cristo. Quando noi abbiamo detto che Gesù Cristo è un criminale assassino, perché sui Vangeli è scritto che è un criminale e un assassino, e quando diciamo che il pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra, è un criminale assassino che pratica il genocidio, noi abbiamo già concluso quello che avremmo già concluso il nostro discorso, se non fosse per l'attività di terrorismo che sistematicamente viene fatta sulle persone ad opera dei cattolici. Noi chiudiamo qui la trasmissione. Sì, e ricordiamo che quando noi diciamo che Gesù è un essere mostruoso, ricordiamo che questo vale anche per l'Islam, perché l'Islam considera Gesù Cristo uno dei profeti, e di conseguenza diciamo tutto anche sul discorso monoteistico. Lo stesso vale anche per il Corano, vale anche per Maometto, vale per molte altre cose, semplicemente che riteniamo che i musulmani in Italia siano assolutamente periferici, cioè non stiano incidendo sulla società civile, sul comportamento delle persone, per cui non ci appare il caso di fare azione dove sono assolutamente marginali. Noi siamo convinti che la libertà sociale, la libertà etica, la libertà morale in questo paese sia preziosa per tutto il mondo, cioè una volta che si costruisca libertà nei confronti del cattolicesimo si può
costruire la libertà anche nei paesi arabi, anche nei paesi protestanti, perché dove si costruisce libertà si amplia il concetto di libertà. Bene, ciao a tutti. Io ricordo che questa sera alle ore 21 a Monte Croce Tevere, al Pub Imbolc di via Aureliana, c'è il muto dei Veneti, dei pagani di Can Veneti, e che il 19 di gennaio alle ore 21 all'auditorio di Villa Tora di Saonara ci sarà la presentazione dei libri di Federico Moro, La voce della Dea e La custodia dei misteri. Questa sera sarà ospite il nostro amico Ettore, che ci illustrerà il programma delle conferenze, appunto, che si terrà a Saonara, e ci parlerà della realtà del mondo celtico. E consiglio in preparazione anche di questa conferenza il libro di Laura Rangoni, La magia dei Celti, Segna editrice. Bene, ciao a tutti. Io chiudo immediatamente la trasmissione, vi ricordo che saranno i nostri riti, ma ne parleremo nelle prossime trasmissioni. Ciao a tutti, vado immediatamente con la pubblicità. Ciao.